voluntary disclosure bis, come le richieste di gruppo scopriranno gli evasori. Questo video fa vedere cosa è una richiesta di gruppo e cosa è una fishing expedition e quali sono le differenze. Ti informo perché con la richiesta di gruppo saranno scoperti i nominativi dei beneficiari economici dei conti in Svizzera, perché l'Agenzia delle Entrate ha già le richieste di gruppo pronte nel cassetto per inviarle a tutti i paradisi fiscali e centri offshore del mondo, perché sono pericolose per gli evasori. Buongiorno, sono Enzo Caputo con SwissBankingLawyers.com che vi parla da Paradeplatz, Zurigo. La richiesta di gruppo è già stata usata contro la Svizzera con molto successo. Gli Stati Uniti d'America, l'Olanda, la Francia e due settimane fa anche la Spagna hanno inoltrato le richieste di gruppo al governo svizzero, che poi la passerà alle banche. Le banche svizzere stanno facendo formazioni interne del personale. Formano il personale bancario per imparare come gestire i fiumi di richieste di gruppo che arriveranno in Svizzera. Ci sarà la massima cooperazione da parte delle banche svizzere per implementare tutte queste richieste di gruppo che arriveranno da tutto il mondo. Le banche svizzere non hanno più nessun interesse a difendere i clienti col nero, ma si sono rivolti ai super ricchi con più di 20 milioni di euro di assets under management, i cosiddetti ultra high net worth individuals, domiciliati per la maggior parte nei mercati emergenti asiatici. La Weisgeld Strategy è già all'ordine del giorno, cioè la strategia con i soldi bianchi, Weisgeld Strategy. Le 130.000 domande di adesione inoltrate all'Agenzia delle Entrate in Italia hanno fornito tantissime nuove informazioni preziose, una montagna di informazioni. Informazioni sulle strategie di occultamento e sui comportamenti particolari e specifici degli evasori e degli aiutanti degli evasori. Oggi, grazie alla gigante montagna di informazioni raccolte con l'ultima VD, il fisco italiano conosce ormai molto bene i comportamenti specifici degli evasori e i fatti fiscalmente sospetti degli evasori, che prima non conosceva affatto. Tre esempi di questi fatti specifici: chi ha spostato la residenza fiscale dall'Italia in Svizzera, chi ha spostato i soldi a Dubai o chi ha spostato i soldi a Panama e ha lasciato la banca, ha chiuso il conto, ha lasciato la banca. Questo è anche un gruppo delle Leverlists. Chi ha fatto ritenere la posta bancaria in banca per non farsela mandare a casa? Anche questo comportamento cadrà in questa rete, in questa richiesta di gruppo. Questa specifica richiesta è già pronta nel cassetto. Le autorità italiane hanno già pronta la richiesta di gruppo, già preparata, come ha confermato anche il Sole 24 Ore la settimana scorsa. Il Tribunale federale a Losanna ha sempre respinto le cosiddette fishing expeditions, sono le cosiddette battute di pesca, ma con la pesca non ha niente a vedere, cioè pesca degli evasori, che sono richieste generiche e non specifiche. Queste non sono valide. Tutte le nazioni firmatarie delle convenzioni per l'impedimento della doppia imposizione possono inoltrare al giorno d'oggi le richieste di gruppo. Le richieste di gruppo sono ormai riconosciute come lecite, se si basano su criteri determinati e puntuali, come spiegato prima con i tre esempi, ma mai generici. Le richieste di gruppo che l'Italia tiene già pronte nel cassetto mirano al beneficiario economico, che figura sul mitico formulario A, come abbiamo imparato da altri video. Chi ha ancora soldi in Svizzera, anche occultati con strutture offshore, sarà scoperto al 100%. Ti posso solo raccomandare di non perdere tempo adesso. Approfitta ora, oggi stesso, dei benefici della Voluntary Disclosure Bis e falla con noi, subito. Questa è sicuramente l'ultima chiamata. Se vuoi sapere quanto ti costa fare la Voluntary Disclosure Bis, telefoni subito al numero qui indicato e calcoleremo insieme quanto ti costa fare la Voluntary Disclosure Bis con noi. Ti offro una consulenza telefonica gratuita del valore di 250 euro. In totale confidenza. Non esitare, fai il primo passo, prendi adesso in mano il telefono e telefoni adesso,
senza impegno. Ti garantisco che ti sentirai molto meglio dopo aver telefonato con me. Ti auguro una bella giornata. Grazie dell'ascolto.